Quest'anno il focus è sull'intelligenza artificiale, le sfide sono davvero tante, siamo in un mondo in cui accanto ai taxi o ai mezzi di trasporto senza guida ci sono strumenti straordinari che ci consentono di prevenire alcune decisioni anche rispetto alle scelte che nella sanità, soprattutto pubblica, dobbiamo fare. Per questo ci battiamo, per evitare che ci siano tagli sulla sanità pubblica e ci siano più investimenti sulla transizione digitale. E oggi è una giornata per noi molto triste, perché le morti dei 5 operai di questa notte sono una sconfitta per tutti, un oltraggio, come ha detto il Presidente Mattarella. Ed è ancora più amara questa condizione, perché al tempo della società digitale queste cose non possono accadere. Basta un click per, non solo per evitare una tragedia, ma per lavorare meglio e più in sicurezza. Digiton è un evento unico, riesce in questi 3 giorni a portare qui a Bisceglie i rappresentanti più rilevanti, più importanti del settore della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica in generale. In questi anni l'evento si è anche evoluto, è diventato anche una kermesse dove c'è un momento dedicato allo spettacolo e un momento in cui la politica si confronta con gli operatori del settore della innovazione tecnologica e con gli operatori culturali, che rappresenta, ripeto, un unicum nel panorama degli eventi italiani. Per questo siamo particolarmente orgogliosi di ospitarlo qui a Bisceglie. Io non devo dimenticare di ringraziare il senatore Boccia per questa grande occasione, questa grande vetrina che regala la nostra città.